Benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Cominciamo parlando dell'ultima seduta molto infuocata sul tema delle vaccinazioni, in particolare rivolte agli anziani sul fronte della lotta al coronavirus, perché è stata respinta dall'Aula dell'Assemblea Toscana la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni nei confronti dell'assessore regionale Simone Bezzini, approvata invece l'istituzione di una commissione speciale che vigilerà sull'efficacia e l'andamento della campagna vaccinale, respinta però la commissione d'inchiesta sullo stesso argomento. Vediamo. Dopo 13 ore di discussione, 4 sospensioni ed un clima di tensione palpabile, con all'esterno la pressione della manifestazione di protesta Fiume degli ambulanti, il Consiglio regionale ha bocciato la mozione di sfiducia, o meglio dire di non gradimento, nei confronti dell'assessore alla sanità Simone Bezzini per la gestione della campagna vaccinale avanzata dalla Lega, ma anche l'istituzione di una commissione di inchiesta su quanto avvenuto finora, come richiesto da Fratelli d'Italia. Una commissione ci sarà, ma con un tenore diverso. Sarà una commissione speciale per, recita il testo ufficiale, il supporto, il monitoraggio ed il controllo della campagna vaccinale. Qualcosa di propositivo, insomma, non di inquirente, votata, forse non a caso, dalla stessa maggioranza che a Roma sostiene il governo Draghi, ovvero tutti i partiti presenti in aula, ad eccezione di Fratelli d'Italia. Noi crediamo che l'assessore debba rimanere al suo posto, perché sta facendo tutto il possibile in una situazione molto complicata, perché la sanità toscana risponda nel migliore dei modi a tutte le sollecitazioni e le criticità che sono soprattutto date dal Covid, e sta facendo tutto il possibile anche per quanto riguarda le vaccinazioni. Quindi, cioè, chi chiede le dimissioni vuol destabilizzare un sistema che, pur scontando delle criticità, però oggi sta dimostrando di avere capacità di vaccinazione. Eventualmente ci sono state delle criticità rispetto alle destinazioni, ma se si vanno a vedere i dati, la Toscana è fra le regioni di testa come capacità di vaccinare le persone, fra l'altro con una buona capacità di recupero in questi giorni, anche per quanto riguarda l'elemento di maggiore criticità, che è stata la vaccinazione degli over 80. Soltanto nei giorni di Pasqua e di Pasquetta sono decine di migliaia le vaccinazioni che sono state fatte. Noi auspichiamo che arrivino maggiori dosi, perché quelle sono veramente le criticità che stiamo scontando. L'assessore alla salute lo mettiamo insieme a tutti coloro che sono più o meno, con percentuali diverse, responsabili del disastro vaccinale che sta vivendo la nostra regione. I numeri sono impietosi, e quando i numeri condannano tutta la regione, ovviamente se i numeri condannano tutta la nave, chi sta al timone non è che possiamo esimerlo da avere responsabilità. Sicuramente non saranno tutte sue, ma anche lui sarà partecipe sicuramente delle responsabilità. Ecco. Noi non abbiamo chiesto la sfiducia, noi abbiamo chiesto di fare una commissione di inchiesta, abbiamo chiesto di andare a verificare effettivamente quelle che sono state le responsabilità. Qualcosa non ha funzionato bene. Continuare a dire che tutto ha funzionato bene è sbagliato, è un errore, perché ci sono state delle mancanze oggettive, qualcuno ha fatto il furbo e nello stesso tempo molte persone ancora non sono vaccinate, c'è un grande caos. Quindi noi chiediamo di fermarci un attimo, di collaborare, di avere una visione collegiale per poi accelerare e fare bene nei prossimi 3 mesi. La Toscana è la Toscana, ho detto, e quindi come tale non può essere la peggiore regione d'Italia in un processo di vaccinazione massivo dove le persone aspettano un vaccino per salvare la propria vita. Dobbiamo fare di più e meglio, non dobbiamo avere improvvisazioni e dobbiamo soprattutto avere il coraggio di assumerci un po' di responsabilità. Noi l'abbiamo fatto, ho dato la mia disponibilità, anche se ci saranno le condizioni, a tenere insieme maggioranza, ovviamente, della quale faccio parte, quindi non si tratta di sfiduciare nessuno, ma tenere insieme anche le opposizioni. A mio avviso è sbagliato, è scorretto non coinvolgere tutte le forze politiche, perché solamente tutti insieme
me, anche prendendo qualche critica, si può migliorare un quadro che a nostro avviso non è soddisfacente. Dobbiamo dare delle risposte ai cittadini toscani che hanno paura, che hanno bisogno di tornare a credere nella politica, a credere nella fiducia verso le istituzioni. Il centrosinistra ha vinto 6 mesi fa le elezioni, ma sta tradendo l'intero elettorato con una non trasparenza e un non rispetto verso tutti coloro che hanno bisogno di chiarezza e di tranquillità in un periodo come quello che stiamo vivendo. La sfiducia all'assessore Bezzini è un atto politico che viene votato perché è nella figura dell'assessore che si incentra l'intero piano vaccinale, ma non è solo limitato a lui. La sfiducia sarebbe da dare a un intero sistema che soprattutto nel momento cruciale, cioè la parte iniziale, ha fallito nella programmazione. Programmazione che doveva essere anticipata ai mesi precedenti, quando sapevamo che sarebbero arrivati dei vaccini e che sarebbero stati da gestire su una popolazione di un certo tipo. Quindi non so se non si sono fatti delle ipotesi di programmazione, ma di fatto siamo tra le regioni che abbiamo fatto peggio, e questo non si può imputare solamente al fatto che ci sono stati dei tagli improvvisi dei vaccini, sia degli Pfizer e Moderna che degli AstraZeneca. Ci sono delle responsabilità in questo momento e vanno individuate, e questo è lo scopo, secondo me, della Commissione, quello di costruire un percorso condiviso, un contenitore all'interno del quale formulare proposte di miglioramento, indagare su cosa non è andato bene, su cosa ha fallito, per individuare non solo le responsabilità, ma soprattutto per cercare di capire come non commettere di nuovo quegli errori. Parliamo anche di aree interne duramente colpite dalla crisi Covid, soprattutto quelle più disagiate. Il Consiglio regionale interviene per offrire un sostegno costante. Superare il nodo del digital divide, assicurare la manutenzione delle reti stradali, tutelare e valorizzare il patrimonio forestale e rurale, adeguare l'offerta di destagionalizzazione turistica, dare sostegno all'imprenditoria locale, mettere in campo misure per assicurare una dotazione minima di servizi. Sono queste le priorità contenute in una risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, verso le quali la Regione dovrà indirizzare i propri interventi a sostegno delle aree interne dopo l'emergenza sanitaria ed economica per il Covid. Inoltre la Regione deve sollecitare il Governo a provvedere al completamento della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, avviata a livello nazionale nel 2012, arrivando a finanziare quei progetti che sono stati individuati dalla Toscana ma non ancora finanziati dal Governo. Inoltre si dovranno predisporre quanto prima misure specifiche di ristoro per tutte le imprese che ruotano attorno al cosiddetto sistema neve, con particolare riferimento alle stazioni invernali che stanno subendo le pesanti conseguenze delle chiusure a causa della pandemia. La Commissione aree interne è stata una scommessa che abbiamo fatto all'inizio di questa legislatura, e io come Presidente ho voluto subito sottoporre alla valutazione della Commissione alcuni indirizzi che oggi abbiamo approvato unanimemente. Indirizzi che sono concreti, perché poi alla fine noi dobbiamo misurarci su questioni che riguardano questi territori, a come dare ad essi, che sono così importanti nella Regione Toscana, una mano che sia concreta e reale. Alcuni punti che abbiamo posto all'attenzione: innanzitutto noi nel 2020 abbiamo erogato come Regione 2,5 milioni circa di fondi ai comuni montani, alle unioni dei comuni, per alcuni progetti. 15 progetti che sono venuti dai territori erano meritevoli di finanziamento, ma non c'erano risorse sufficienti. Noi chiediamo alla Giunta che nei prossimi atti di bilancio siano coperte il finanziamento di questi 15 progetti. Così come rispetto al bando del sistema neve per gli ammodernamenti delle loro infrastrutture, ci sono ancora 300.000 euro di richieste da finanziare. Questa commissione è nata proprio con l'intento di aiutare le aree interne, e stiamo lavorando con le audizioni proprio perché, ascoltando la voce dei diretti interessati, a breve nella prossima commissione avremo i sindaci proprio delle zone della neve, ascoltando le loro problematiche possiamo in qualche modo poi trovare delle soluzioni adeguate. Sappiamo tutti che le aree interne soffrono da tanto tempo per tante motivazioni. Noi dovremo tener conto dei problemi legati anche all'agricoltura nelle zone montane, che è molto più difficoltosa rispetto a quella delle zone pianeggianti,
e però è un presidio importante per tutto il territorio. La Regione Toscana ad oggi non ha messo un solo euro a disposizione della montagna. La montagna sta vivendo una crisi drammatica, potrebbe fare degli interventi come sospendere i canoni per le piste da sci quando insistono sul demanio regionale, sarebbe una misura che si potrebbe fare qui in Consiglio regionale con un voto. Ci è stato detto che non era opportuno, non era questo il momento, ci sarà un momento più là in cui sarà più opportuno. Ecco, si continuano a fare soltanto chiacchiere, Regione Toscana ad oggi non ha stanziato alcun denaro a favore della montagna toscana che sta vivendo una situazione assolutamente drammatica. Spazio anche a IRPET, ovvero l'Istituto regionale di programmazione economica della Toscana, di cui l'Assemblea regionale ha approvato il bilancio a maggioranza. Con un valore della produzione di circa 3,3 milioni di euro e un costo della produzione di circa 3,2 milioni e un risultato in pareggio per gli importi di IRAP e IRES, il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio preventivo 2021 dell'IRPET, l'Istituto per la programmazione economica della Toscana. I costi della produzione, ha spiegato il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani, sono costituiti in gran parte dal costo del personale e dall'acquisto di servizi per oltre 900.000 euro funzionali all'attività di ricerca. Bugliani ha quindi ringraziato il direttore Stefano Casini Benvenuti, arrivato a fine mandato, per il lavoro fatto in questi anni. Questo è stato l'ultimo bilancio di previsione presentato dal direttore uscente, il dottor Casini Benvenuti, nel quale peraltro viene attestato il programma di attività per l'annualità 2021 e per il prossimo triennio. Si sa che le risorse principali di cui si avvale IRPET vengono dal contributo ordinario della Regione Toscana, ma anche da una importante attività che IRPET pone in essere rispetto ai fondi europei in stretta collaborazione con la Regione Toscana. Le spese principalmente sono quelle relative proprio all'attività di ricerca e ai servizi collegati all'attività di ricerca, nonché quelle relative al personale. Il conto economico si è quindi presentato pari a 3 milioni e 300 mila euro circa, proprio derivante sia dalle spese di gestione sia dai ricavi, con una chiusura che è sostanzialmente in pareggio, in sintonia con quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale del 2019. Il Consiglio regionale ha espresso rispetto al bilancio di previsione di IRPET un parere favorevole a larghissima maggioranza, trovando anche la convergenza di molte delle forze di opposizione. Oggettivamente siamo abbastanza soddisfatti del lavoro che viene fatto e di un bilancio, ecco, che dove le voci di entrata e di spesa ormai sono consolidate. Per quanto riguarda l'entrata è il contributo della Regione, per quanto riguarda, ecco, l'uscita è il costo del personale, che però occorre mettere in evidenza da 37 unità è passata a 35. Quindi è vero che c'è stato un leggero aumento, ma non dovuto a IRPET ancora una volta, quanto piuttosto, ecco, al contratto collettivo di lavoro nazionale, una nuova contrattazione. Quello che mi ha messo in evidenza è proprio la visione di IRPET, che a noi rispetto a quella della Giunta, ecco, veramente ci trova alquanto d'accordo, per quella necessità di ricostruire la Toscana. Sul bilancio di IRPET abbiamo votato contro, perché c'erano molte cose che non ci tornavano, a partire dal bilancio che è stato presentato in ritardo. Siamo poi passati allo sforamento del tetto sul personale, quindi sui soldi che devono essere dati al personale, e allo sforamento sul tetto previsto in bilancio per gli incarichi esterni e le consulenze. È inaccettabile che un ente partecipato dalla Regione Toscana porti un bilancio in questo modo. Oltretutto IRPET vive esclusivamente di finanziamento pubblico, oggi siamo a un cambio di passo. Verrà nominato a breve il nuovo direttore, auspichiamo che il nuovo direttore venga scelto per competenza, per professionalità e per merito, non certo per appartenenza, per quell'appartenenza partitica contraddistinta dal Partito Democratico che sceglie le persone che hanno le tessere. Questo sistema di gestione a noi non piace, lo abbiamo sempre combattuto. Saremo al fianco di IRPET quando IRPET avrà competenza, professionalità e merito e quando lavorerà per i cittadini e per le cittadine toscane, sfornendo dei dati. E in più chiediamo ad IRPET anche di fare un cambio di qualità, e lo chiediamo anche alla politica, cioè di mettere in relazione quelle che sono le nostre agenzie con i dati di IRPET, perché ad oggi assistiamo in Regione Toscana a troppe agenzie, ma soprattutto che sono tutte scollegate fra di loro. Occorre coordinamento.
Con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui, vi ricordo che potete sempre seguire anche online tutti gli aggiornamenti, tutte le notizie relative all'Assemblea Toscana e ai lavori dell'Aula all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento ovviamente su RTV 38, arrivederci.